Sì, buonasera a tutti. Ho ritagliato questo piccolo spazio per parlare un po' dell'argomento fresco di giornata. Domani uscirà il pagellone del Napoli, domani mattina lo registro come al solito alle 7 di mattina, che già fa. Comunque voglio cogliere la palla al balzo per parlare di questo argomento fresco, ok? Del presunto, no, litigio quasi che si sono dati. Sono venuti alle mani tra Ancelotti e De Laurentiis, ok? Questa notizia è stata data da un direttore di una radio romana, Radio Radio, e già qua parte una domanda chiara. Ma un direttore di una radio di Roma, che cazzo vorrà fare di Napoli? Cioè, a me già danno fastidio quei giornalisti che fanno interventi, che fanno articoli contro squadre che non siano del Napoli per infangarle, per destabilizzare l'ambiente loro. Figuriamoci gli altri che parlano di noi, ma che cazzo c'entrate? Perché mettere la pulce nell'orecchio? Poi questo qua, il direttore che ha detto no, ma io voglio destabilizzare l'ambiente, però scrivi, ma sono quasi venuto alle mani a De Laurentiis e Ancelotti. Sicuramente ha scatenato qualcosa, l'ira dei tifosi, perché sinceramente io personalmente mi sono rotto il cazzo che certi giornalisti colgono la palla al balzo per destabilizzare l'ambiente delle avversarie, ma non solo giornalisti non napoletani destabilizzano l'ambiente del Napoli, ma anche giornalisti napoletani destabilizzano l'ambiente Napoli. Prima esaltano Sarri, poi esaltano Ancelotti criticando Sarri, poi criticano De Laurentiis per il mercato fatto, poi lo elogiano se andiamo in Champions. Cioè, vanno contro vento in maniera esagerata, quindi io per questo non seguo più pagine del Napoli. Ma comunque non so manco come lo intitolerò questo video, perché proprio non ho preso manco appunti, lo faccio proprio papalo papalo, veloce veloce, faccia e faccia. Vabbè, comunque ho letto un po' di cose, ok? Non è che non sono informato, ho letto un po' di cose, ho rimesso gli occhi su alcuni articoli del Napoli e non, e praticamente è successo questo, allora, in sintesi, ieri sera mi sembra, mi ha contattato un ragazzo su Instagram e mi ha detto, mi ha scritto che il padre di un suo amico gli ha detto che De Laurentiis e Ancelotti sono venuti alle mani, non mi ricordo se negli spogliatoi, a bordo campo, non mi ricordo, scusami. Poi ieri o stamattina il giornalista, questo qua, di Radio Radio lancia la bomba dicendo Ancelotti e De Laurentiis sono venuti quasi alle mani, e poi l'ultimo De Maggio, mi sembra il direttore o giornalista di Radio Kiss Kiss, che ha provato a fare un quadro generale. E praticamente tutto è iniziato, o meglio è proseguito, non è iniziato, è iniziato, è da direttore, è stato proseguita questa vicenda da Ilaria Ancelotti, che ha scritto su Twitter, mi sembra, il calcio è ingiusto. Tutti si sono scatenati, tutti si sono detti ma che cazzo è successo, calla. De Maggio ha parlato, ha telefonato, ha contattato la figlia di Ancelotti, ha detto perché quella frase la figlia ha detto, avrebbe detto, io mo sto parlando proprio incondizionale, proprio confusionario, ma spero che il discorso sia capito. E la figlia Ancelotti avrebbe detto no, il posto è rivolto alla partita di Inter-Empoli, il calcio è giusto perché l'Empoli, pur giocando bene in questa stagione, pur uscendo a testa alta da Milano, è andato in Serie B, e questo è il calcio giusto, in parte è vero, ok? Poi ha parlato poi De Maggio ha detto ma non è successo niente tra Aurelio e De Laurentiis e tuo padre, ma sono venuti alle mani, e la figlia gli avrebbe risposto con una risata, quindi significa che sono tutte cazzate, ok, cazzate. L'unica cosa che sappiamo è che di solito dopo la fine della stagione si fa un summit, ok, tra dirigenza e allenatore per pianificare il futuro. Sicuramente c'è stato questo summit tra De Laurentiis, penso anche Giuntoli, e Ancelotti, sicuramente c'è stato questo summit, e
probabilmente Ancelotti ha ribadito a De Laurentiis che è a Napoli per vincere, che vuole pensare prima alle cessioni, e ho già in mente chi è sulla lista nera, diciamo così, e poi prendere giocatori adatti al suo modulo ma anche forti per provare a vincere qualcosa l'anno prossimo, perché Napoli è da anni che non vince un cazzo. Molti diranno ma il Napoli non è obbligato a vincere. È obbligato a vincere, sei da anni in lotta per qualcosa, sei da anni al vertice, in lotta per il vertice. Se non vinci significa che o non sei, non ti interessa vincere, e non fai il salto più lungo della gamba, che non è possibile, però un piccolo sforzo si potrebbe fare, oppure non so, non era nei piani vincere, ok, in quella stagione, non lo so. E De Laurentiis ha detto vabbè, così e colà, era un po' restio, però voglio, diciamoci francamente, diciamo le cose come stanno. De Laurentiis ha sempre avuto questo atteggiamento un po' restio nel vincere, ok? Io non sto parlando non da anti De Laurentiis, ma da quello che ho vissuto e abbiamo vissuto sotto agli occhi. Benitez, tutto è cominciato da Benitez. Benitez voleva vincere, il primo anno ha vinto Coppa Italia e Supercoppa, voleva fare un salto di qualità in più, e Benitez è stato congedato prima di Napoli-Lazio, che perdemmo 4-2, vi ricordate? E vi ricordate anche Benitez che voleva ristrutturare il centro sportivo e tutto con attrezzature moderne? È stato congedato, stando andando a fanculo. Vi ricordate? Sarri, dopo i 91 punti, voleva fare un aumento di qualità come Benitez, perché ha detto siamo arrivati a 91 punti, ma manca qualcosa per vincere. Voglio cedere questi giocatori che non mi servono, ed è stato congedato anche lui, infamato, oltretutto infamato, e quelli là che difendono De Laurentiis lo appoggiano, nonostante Sarri avesse fatto una grande stagione, ed è stato mandato via Sarri perché voleva vincere, perché voleva fare salto di qualità. Ancelotti, primo anno che si è accontentato della rosa, l'ha valutata, ha fatto i suoi studi, no? Facendo molto turnover, alcune volte ha avuto ragione, altre volte ha sbagliato, ma è stato sotto gli occhi di tutti che chi non giocava con Sarri c'era un perché, ok? E mo si vede il prossimo anno. Mirko, mio amico, ha detto che Ancelotti farà la fine di Benitez, ovvero che Benitez voleva vincere, come ho detto, ma è stato trattato di merda. Vi ricordate il secondo anno che non acquistò nessuno? De Laurentiis non acquistò De Guzman, Michu e David Lopez. Vi ricordate, se non mi sbaglio, era così, che non erano giocatoroni. Vi ricordate anche i giornalisti, ok? I giornalisti che, oh Mascherano, se non è pronto Mascherano è pronto David Lopez. Oggi stanno facendo sempre gli stessi discorsi, uguali. Se non arriva Lozano è pronto qua a me. Ma che cazzo è? Sono due giocatori completamente differenti, di esperienza diversa. Cioè, perché dobbiamo puntare sempre sulle seconde scelte? Io spero che Ancelotti si faccia rispettare, spero che De Laurentiis dia ascolto ad Ancelotti. Secondo me quella bomba che ha lanciato il direttore di Radio era una bomba di merda, cioè non è proprio, cioè, ma immaginate un sessantenne come Ancelotti, mi pare il tenere 60 anni, e un settantenne come De Laurentiis vanno alle mani. Ma che è? Box? È wrestling? Che cazzo è? Cioè, c'è stato un summit, si sono parlati, mo vanno in vacanza, e Ancelotti con Giuntoli e De Laurentiis pianificano. Questo è il tutto. Cioè, hanno creato un casino, un giornalista non di Napoli, d'altronde, senza niente. Cioè, io mi faccio una risata, quando ci accostano i giocatori. Figuriamoci quando esistono queste cose, ok? Cioè, non ci posso pensare, è finita la stagione e già iniziano a fare articoli perché non sanno che cazzo scrivere, visto che mo è finita la stagione e mo devono inventarsi le notizie, ok? Ma sicuramente ci sarà stato qualcosa, qualche diatriba verbale, qualche cosa che De Laurentiis ha avuto
non era d'accordo con Ancelotti, Ancelotti non era d'accordo con De Laurentiis, ma parlare di rapporto rotto è prematuro ed è da idioti. Poi si vedrà quest'estate, guai, si vedrà se Ancelotti non verrà accontentato. Io spero che dia le dimissioni, perché De Laurentiis non merita un signore come Ancelotti, e manco noi lo meritiamo, perché l'abbiamo trattato molto di merda, molti lo hanno trattato di merda. È vero, ha avuto le sue colpe in questa stagione, ma non aveva una rosa congrua, torno a ripetere, alla sua idea di gioco. Va bene rifondazione, va bene tutto, però si spera per quest'estate. Fatemi sapere la vostra, un saluto a tutti, forza Napoli sempre, ciao voglio!